Buonasera, buonasera a tutti carissimi amici, benvenuti alla rubrica Focus sul Logos. La rubrica è curata da me medesimo, Giovanni Greco. Oggi sono in veste di moderatore, intervistatore, e questo presuppone che con me c'è un ospite. Quindi vi presento l'ospite, si chiama Giampaolo. Ciao, ciao Giampaolo. Buonasera a tutti. Bene, io conosco Giampaolo da ormai 20 anni circa. Giampaolo è ancora molto giovane, ha 20 anni meno di me, ma ha raggiunto dei bei traguardi. E voglio dire questi traguardi di Giampaolo perché mi rende orgoglioso di lui. Ha collaborato per 5 anni nella guida del centro evangelico a Isola del Gran Sasso tra il 2005 e il 2010. Ha conseguito una laurea specialistica in scienze politiche internazionali e subito dopo Giampaolo è andato per circa 8 anni, mi sbaglio? 10 anni. 10 anni in America e ha conseguito un Master of Divinity in Teologia Biblica e un altro Master of Theology in Antico Testamento. Entrambi questi due Master ottenuti al Master Seminary lì in California. Come direbbero gli americani. Good job Giampaolo, bene, bene, sono contento. Poi, fra l'altro, Giampaolo fa parte della nostra chiesa di Vasto, quindi per me è una grande gioia. Ora, questa, Giampaolo, è la tua prima apparizione su Ecclesia TV e ci parlerai di un tema veramente attualissimo per gli eventi che si stanno susseguendo dal 2020 a oggi. Il tema, il cristiano nella più grande crisi dal dopoguerra. Ora, chiaramente lo scenario del mondo odierno non è per nulla promettente, questo lo vediamo ed è sotto i nostri occhi. Il mondo attuale vive tra crisi economica, terrorismo, tensioni sociali, declino degli imperi. Sappiamo inoltre che la crisi generata dal Covid-19 ha in alcuni casi esagerato le già esistenti crisi sopra menzionate. Quando si parla di crisi, la mente del cristiano va immediatamente agli ultimi tempi e in questo periodo tante volte ho sentito dire siamo agli ultimi tempi. Le scritture abbondano di riferimenti agli ultimi tempi. Per esempio, vi faccio un esempio prima di dare la parola a Giampaolo e inizierò a fare qualche domanda a lui. In Giacomo 5, versetto 8 e 9 dice Giacomo: fortificate i vostri cuori perché la venuta del Signore è vicina. E poi aggiunge: il giudice è alla porta. Prima Pietro 4,7 dice la fine di tutte le cose è vicina. Ebrei 10,37, ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede vivrà. Allora, partiamo con la prima domanda, Giampaolo. Questa crisi che stiamo vivendo, secondo te, è sintomo che il Signore è davvero alle porte? Ah, grazie Giovanni per la domanda. Risponderò a questa domanda nel resto della rubrica di oggi, certamente. Possiamo sicuramente dire che viviamo la più grande crisi che c'è stata dal dopoguerra fino ad oggi, nonostante ci siano state diverse crisi notevoli. Possiamo dire che dopo un anno praticamente di Covid e un anno di misure di confinamento, lockdown, c'è una crisi globale che impatta diversi aspetti, diversi ambiti del mondo intero, e penso questa sia un'altra caratteristica particolare. Non è una crisi di una regione, non è una crisi di una nazione, è la crisi di un intero pianeta. E ha impattato sicuramente il livello economico, c'è una crisi economica in atto, si parla di 700 o 7 mila miliardi di perdite in tutto il mondo di dollari. C'è una crisi politica, questa sicuramente non è iniziata nell'ultimo anno, va avanti probabilmente dalla caduta del muro di Berlino, in quanto non ci sono più due superpotenze che garantiscono la pace nel mondo, potremmo dire. Ci sono molte potenze, ma non c'è un attore o due attori principali. E naturalmente abbiamo anche una crisi sociale, che è la vita dell'uomo all'interno della società in cui vive. E questa forse è quella che stiamo vedendo soprattutto nell'ultimo anno di Covid. Per iniziare ci stai dicendo delle cose molto interessanti, quindi puoi spiegare magari meglio cosa significa che è in atto una crisi sociale in questo genere?
Diciamo che per spiegare cos'è una crisi sociale potremmo dire che in una società ideale, nella società non perfetta ma ideale, l'uomo sviluppa le proprie capacità cognitive nella scuola, nell'istruzione, quando inizia a sviluppare, diciamo, la sua capacità di apprendimento. Sviluppa le proprie identità, la propria identità nella società, può essere nella famiglia, all'inizio la famiglia, dopodiché viene il gruppo degli amici, la scuola, le associazioni, anche la chiesa, ed è un soggetto soddisfatto, appagato, lo è per sé e per gli altri, quindi non ci sono tensioni sociali. Qual è il problema? Che non solo questa società, diciamo, non è mai esistita, ma oggi stiamo vedendo che questa società è sempre più lontana, cioè questo modello è sempre più lontano e quindi viviamo in una società sempre più in crisi. E io credo che se ci sono due ambiti oggi che dimostrano una crisi sociale più di qualsiasi altro ambito, è numero uno l'istruzione e numero due la perdita di identità dell'individuo. E voglio farvi un esempio, voglio basarmi su alcuni dati, perché naturalmente io non sono uno specialista in materia. Il GRC del Technical Report della Commissione Europea, quindi non sto parlando di un'agenzia privata, sto parlando di una commissione dell'Unione Europea, ha prodotto una ricerca andando ad evidenziare gli effetti del Covid sull'istruzione. Quindi hanno fatto questa ricerca dopo un anno di Covid e sono venuti alla conclusione che gli studenti in quarantena hanno passato meno tempo a studiare rispetto al passato, nonostante l'uso della didattica a distanza, e questo ha influito sulla loro capacità di apprendimento. E questa ricerca ha dato come risultato che si è avuto una perdita di apprendimento fino al 2,3% settimanale, cioè ogni settimana si è visto che gli studenti arrivano a perdere fino a 2,3 punti livello di comprensione, di cognizione, livello cognitivo. Aspetta un attimo, ma Giampaolo, i media lasciano passare proprio l'idea che noi adulti siamo vulnerabili, no? Come stai affermando, sembra che è l'esatto contrario, spiegaci meglio questa cosa. Direi prima di tutto che possiamo sicuramente dire che c'è un livello, grazie a questa ricerca possiamo sicuramente dire che c'è un livello di istruzione più basso, e questo significa che quando c'è un livello di istruzione più basso c'è un livello di aspettativa di vita più basso. E questo è stato dimostrato da un'altra ricerca, arriverò alla tua domanda. È stato dimostrato da un'altra ricerca fatta dal Journal of American Medical Association, quindi anche questa una delle riviste più importanti negli Stati Uniti a livello medico. E questa rivista ha prodotto questa ricerca a novembre del 2020, ha dichiarato che le scuole dovrebbero rimanere aperte perché, perché l'aspettativa di vita, quanto una persona può vivere, è direttamente proporzionale a livello di istruzione. Cioè, questo si è sempre saputo, che più le persone sono istruite, più la qualità di vita e la quantità di vita migliora. E allora, praticamente, venendo alla tua domanda, possiamo dire che il fatto di tenere gli studenti lontani dalle scuole, lontani dall'interazione con altri studenti, ha portato ad una perdita della capacità cognitiva e quindi ad un'aspettativa di vita che in futuro sarà più bassa di quella che è stata fino ad oggi, anche perché il Covid non è finito quest'anno, ci sarà almeno tutto il 2021. Bene, che io sappia, per esempio, parlando un po' di una nazione che è il Giappone, no? È sempre stato un paese con un alto tasso di suicidi, no? Confermi questo, cosa ci puoi dire a questo riguardo? Perché questo è un periodo dove... Sì, mi senti? ...fuori di testa, diciamo. Mi senti adesso? Sì. Ok. Sì, diciamo che quello era proprio il secondo punto a cui volevo arrivare, ed è che se da un lato c'è stata una crisi sociale, numero due c'è stata anche una perdita di identità dell'individuo, e questo è evidente in Giappone, che è sempre stato un paese con un alto tasso di suicidi,
ma è stato praticamente visto dall'Agenzia di Polizia Nazionale giapponese, in questa statistica che hanno mostrato, che nel mese di ottobre 2020 ci sono stati più suicidi in un mese che morti da Covid. Quindi ci sono stati 2.153 persone che si sono suicidate e 2.087 persone morte, da Covid. Incredibile, questo è un dato che mi sfuggiva, grazie per avercelo fatto partecipe. Ma un'altra domanda vorrei farti, a questo punto vorrei ritornare un po' a farti la stessa domanda iniziale, va bene? Ora, questa crisi che stiamo vivendo è sintomo che il Signore è davvero alle porte? Cioè possiamo preparare ogni cosa, le valigie, perché il Signore fra poco ritornerà? Cosa ci puoi dire, Giampaolo? Beh, come dicevo prima, c'è una crisi in atto che è economica, che è sociale e che raggiunge il mondo intero, quindi è internazionale. Quindi sicuramente possiamo vedere, stiamo vedendo che i tempi si stanno avvicinando. Non posso dire se il Signore tornerà fra un anno, tornerà domani o fra 2 anni, ma posso sicuramente dire che il suo ritorno non è mai stato così vicino come lo è oggi e che gli eventi che stiamo vedendo, quindi questa crisi che è economica, sociale, psicologica e così via, e che è globale, ripeto, inizia ad essere unica nel suo genere e quindi ci fa capire che gli eventi si stanno preparando, stanno andando nella direzione del ritorno del Signore. E penso che la parola lo dice, c'è una descrizione che l'Apostolo Paolo fa molto precisa, di questi eventi, degli ultimi tempi. Ed è nella sua ultima lettera che scrisse a Timoteo, in 2 Timoteo capitolo 3, e volevo leggere giusto il primo versetto e poi fino al versetto 5, perché qui Paolo sta proprio parlando degli ultimi tempi e dice questo, dice a Timoteo, sappi questo. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, difficili. Innanzitutto voglio portare la vostra attenzione sulla parola tempi, tempi. Qui non si riferisce a un tempo cronologico, ma piuttosto a epoche, a ere, a stagioni. E notate anche che la parola è al plurale, si parla di tempi, non di tempo. Quello che Paolo sta cercando di dire a Timoteo è che negli ultimi tempi ci saranno epoche, stagioni, periodi di difficoltà che si alterneranno uno dopo l'altro. Ci saranno sempre più periodi difficili, sempre più periodi di crisi e dopo ci saranno magari momenti di stabilità, ma questi momenti saranno sempre meno duraturi, meno stabili e poi tornerà un'altra crisi e la crisi sarà magari più intensa, più lunga e dopo finisce quella crisi e ne inizia un'altra. Ci saranno stagioni di crisi, ci saranno momenti di crisi sempre più frequenti e sempre più intensi. Bene, infatti ci troviamo nel 2021, Giampaolo, e ho sentito dire che questa crisi è simile a quella della guerra, diciamo. Ci puoi dare qualche esempio storico delle diverse e ripetute crisi che hanno investito il mondo? Beh, se già pensiamo solo al 1900, all'epoca diciamo contemporanea, la storia contemporanea, possiamo dire che una grande crisi fu quella di Wall Street del 1929, dove numerose persone si suicidarono perché persero praticamente tutto. Alcuni di noi si ricordano, io no perché sono nato nell'83, ma ci fu una grande crisi petrolifera negli anni 70. Addirittura negli Stati Uniti c'erano macchine ferme per strada perché la benzina era finita. C'è stata una grande crisi sociale e psicologica dopo l'attentato delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001. Ci ricordiamo tutti la crisi che c'è stata nel 2008 con gli investitori e le banche, che alcune banche hanno dovuto chiudere i battenti e molti investitori e risparmiatori hanno perso i loro risparmi. E arriviamo ad oggi, alla crisi che c'è stata col Covid nel 2019-2020. Questa sembra essere più devastante delle altre crisi, sembra, no? Perché ha preso tutto il mondo completo, vero? Esatto, questa è una peculiarità di questa crisi che ha raggiunto ogni singola nazione, ogni territorio di questo pianeta.
Perché le crisi saranno sempre più intense, secondo te? Beh, io vorrei, tornando... magari. Sì, tornando proprio a questo passo, io penso che Paolo qui ci dà proprio il motivo per cui le crisi saranno sempre più intense. E ci dice, al versetto 2, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegata la potenza. Questo è il motivo, e devo dire che Paolo qui menziona numerosi motivi e fa una descrizione, diciamo, io potrei dire, di quello che noi oggi vediamo, di quello che vediamo quando accendiamo la TV, di quello che vediamo quando guardiamo le notizie sul nostro smartphone o di quello che sentiamo in giro. E sicuramente Paolo prima di tutto parla di uomini egoisti. L'egoismo è l'amore per se stessi. L'egoismo è amare noi stessi non solo più di Dio e più degli altri, ma anche a scapito degli altri. Io voglio ottenere quello che tu hai, lo voglio, e non mi interessa se questo ti creerà problemi, perché io voglio soddisfare me stesso. E quindi io penso che questo è evidente, se, ripeto, se noi leggiamo le notizie, accendiamo un attimo la TV, viviamo in un'epoca dove l'egoismo ha raggiunto livelli indicibili. Qualche tempo fa ascoltavo in TV la notizia di un uomo che aveva abusato ripetutamente di una donna, drogandola. E penso che quello sia proprio un segno evidente dell'egoismo, in quanto io voglio ottenere qualcosa da te, siccome so che tu non mi darai quella cosa, io ti rendo incosciente affinché io possa ottenere quella cosa. Paolo parla anche di amanti del denaro, è un termine questo, materialisti, significherebbe, è un termine che descrive la brama delle ricchezze, questo desiderio, questo essere avidi, sì. Voglio possedere sempre di più. Pensiamo solo al fatto che la finanza doveva essere un mezzo per sostenere l'impresa ed è diventata una vera e propria speculazione dei più ricchi. Bene, grazie. Fino adesso, insomma, sei stato molto chiaro. Io vorrei farti una domanda ancora, perché sembra essere ineccepibile la diagnosi che fa la scrittura dell'uomo riguardo all'egoismo, no? Come tu ben hai detto adesso. Secondo te questa avidità di cui parla l'Apostolo Paolo, pensi sia presente solo e unicamente nel mondo o, ahimè, si trova anche nelle nostre chiese? Cosa ne pensi? Beh, purtroppo è presente anche nelle nostre chiese, direi in generale nella Chiesa, per poi arrivare alle nostre chiese. La Chiesa dovrebbe essere lo strumento per la proclamazione della verità ed è purtroppo diventata in alcuni ambiti un semplice strumento a sostegno della vita agiata e lussuosa di papi, cardinali, ma direi anche predicatori della prosperità, quindi uomini che usano i loro talenti per poter sedurre le persone e ricevere assegni da queste persone, detto in parole molto spicciole. E parla anche di vanagloriosi, persone orgogliosi, superbi, e penso si possa includere in un'unica categoria. Questi sono, letteralmente significherebbe sbruffone, vanaglorioso, perché era un termine che Platone usava per descrivere un uomo che si vantava di ricchezze che non possedeva, un uomo che andava in giro a raccontare di essere ricco ma che in realtà non aveva nulla. E penso che oggi, quando accendiamo la TV, soprattutto con il Covid, abbiamo visto che ci sono persone che hanno dato pareri e opinioni scientifiche quando non avevano neanche la laurea per poter parlare di quelle cose. Quindi sono persone che esagerano le loro competenze, esaltano i loro talenti, ma sono dei veri e propri ciarlatani e non sanno neanche loro quello che dicono. E naturalmente chi è vanaglorioso è anche superbo, è anche orgoglioso, perché cerca di innalzare se stesso nonostante non potrebbe farlo.
Mentre parlavi, Giampaolo, mi sembrava di vedere la lista, diciamo, lo specchio della nostra, in questa lista mi sembrava di vedere proprio la nostra società che rispecchia tutto quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo e che tu adesso stai cercando di spiegare a noi, a coloro che ci seguono. Ora, è possibile raccogliere questa lista in categorie più generali, secondo te? Sì, penso si possa racchiuderla in forse 4-5 categorie più generali. Paolo parla sicuramente di persone che in questa lista non hanno alcun rispetto nei confronti di Dio, parla di bestemmiatori, di irreligiosi, scusate. E penso che anche questo noi oggi lo vediamo. Viviamo in una società dove si mostra grande rispetto per le teorie orientali, ma disprezzo verso il cristianesimo. E quando c'è una nuova teoria orientale, tutti quanti vogliono davvero vedere se funziona. Quando invece si parla di una dottrina cristiana, le persone mostrano intolleranza. E questo succede nella nostra società, nelle società occidentali, non sto parlando dell'Africa o dell'Arabia Saudita. Viviamo in una società talmente irreligiosa, che un mio compagno di seminario, James Coates, lui è pastore in Canada, proprio questa settimana ho letto, è stato messo in prigione dagli inizi di febbraio per aver continuato a celebrare il culto domenicale nonostante il divieto di farlo, i divieti derivanti dal Covid. Gli hanno detto che soltanto il 15% delle persone potevano andare in chiesa e lui naturalmente si è opposto a questo, ha continuato a fare il suo lavoro ed è stato messo in prigione nonostante abbia moglie e figli ed è ancora tenuto lì dagli inizi di febbraio. E penso che questo dimostra che viviamo, nonostante la nostra società si proclama occidentale, si proclama una società che deve tutelare i diritti inalienabili della persona, in realtà è una società che quando si tratta di parlare di cristianesimo non ha nessun tipo di tolleranza. Che tristezza, guarda. Bene, ci sono altre sì, categorie che... C'è una seconda categoria che direi persone che Paolo, diciamo, usa diversi termini, ribelli ai genitori, ingrati, e direi persone che non hanno alcun rispetto nei confronti delle autorità. Mm-hmm. E anche questo oggi lo vediamo in maniera molto chiara. Oggi non c'è rispetto, oggi c'è disprezzo. Non solo non c'è rispetto, ma c'è disprezzo verso le autorità. A cominciare dalle autorità nella famiglia, il padre e la madre non hanno più il rispetto dei figli, per passare alla polizia, alle forze, diciamo, dell'ordine, o per arrivare anche ai giudici o anche ai politici, i presidenti, che vengono scherniti pubblicamente o quotidianamente. Pensate anche a quello che è successo negli Stati Uniti. A volte è la stessa autorità che non rispetta la legge. Un poliziotto ha soffocato un ragazzo di colore, è sicuramente un crimine, è stato sbagliato, dopodiché si è dato vita ad una serie di rivolte in tutti gli Stati Uniti dove le persone non volevano protestare pacificamente ma volevano semplicemente distruggere tutto e manifestare la propria opposizione contro l'autorità. E penso che questo dimostra ancora una volta che viviamo in una società che non vuole avere nessun tipo di autorità e quindi che i tempi si stanno avvicinando. Un terzo gruppo sono quelli che Paolo chiama insensibili, spietati, traditori, intemperanti, sconsiderati. Queste sono le persone che io chiamerei senza affezioni naturali. E anche questo, oggi lo vediamo dappertutto, le persone sono senza affezioni naturali. Viviamo in una società talmente spietata che, per farvi un esempio dell'Italia, ogni anno in Italia 80.000 bimbi vengono massacrati nel grembo delle loro madri. 80.000 aborti ogni anno. Se guardiamo all'Europa, 1 milione di aborti in Europa. Se guardiamo a tutto il mondo, 50 milioni di aborti. Io sono triste per il Covid e dicono che abbia fatto 2 milioni di morti in tutto il mondo, ma sono molto più addolorato dal fatto che 50 milioni di bambini vengono massacrati nel posto più sicuro, nel posto che dovrebbe essere il posto più sicuro per loro, il grembo delle loro madri. E questo significa essere senza affezioni
naturali. Ma fra l'altro volevo dirvi, a proposito, anche queste restrizioni con il Covid che vietano di andare a trovare i parenti, insomma sembra quasi una cosa indotta a non avere più affetto naturale, diciamo così. Sembra, eh? Sì, sì, sono d'accordo. E un quarto gruppo sono quelli che Paolo chiama calunniatori, bugiardi, e naturalmente penso che oggi viviamo in una società piena di notizie false, non solo di bugiardi, persone che mentono, ma persone che calunniano il prossimo. E i mezzi di comunicazione oggi sono solo interessati a promuovere notizie che possano fare audience. Io non so voi, ma io ho 37 anni e 20 anni fa, quando ascoltavo una notizia in TV, sapevo che c'era almeno un fondo di verità, c'era almeno una verità, e poi potevano esserci, diciamo, pareri differenti. Io non so voi, ma oggi quando leggo qualcosa su internet o quando accendo la TV, io mi chiedo davvero se la notizia sia del tutto falsa, e me lo chiedo ogni volta, se la notizia sia una vera e propria fake news. E questo vuol dire che davvero siamo arrivati in tempi nei quali c'è talmente tanta bugia nell'informazione che le persone non si fidano neanche più del TG1, del TG5, di qualsiasi mezzo di informazione. E questi sono bugiardi, ma Paolo parla anche di ipocriti, dice persone che hanno l'apparenza della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza. Che significa ipocriti? Significa che ci sono persone che si vestono da religiosi, ma in realtà dentro sono lupi rapaci. Sono come il loro maestro, Satana, che appare come un angelo di luce, e quindi sono degli specialisti nell'arte del camouflage. Appaiono come angeli di luce, ma in realtà dentro sono lupi rapaci. Nel nome di Gesù vi portano lontani da Gesù. Citano la Bibbia per screditare la vostra fiducia nella Bibbia. E un ultimo gruppo, direi, sono quelli che chiamerei gli edonisti, sono gli amanti del piacere anziché di Dio, persone che considerano il raggiungimento del piacere come il fine ultimo della loro esistenza. E io credo che la generazione che stiamo vedendo noi oggi è una generazione di persone che assomigliano sempre di più ai cretesi del tempo dell'Apostolo Paolo. Paolo diceva che c'era questo poeta che chiamava i cretesi bugiardi, male bestie, ventri pigri. E significa che tutto quello che facevano i cretesi era per soddisfare se stessi come delle vere e proprie bestie. Le bestie agiscono d'istinto. Qualsiasi cosa fanno, la fanno perché d'istinto la vogliono fare. E questa generazione sta diventando proprio come i cretesi, interessata a soddisfare soltanto quei bisogni peccaminosi, e potrei dire bestiali quasi, istinti animali. E mi portava a riflettere mentre parlavi il fatto che viviamo in una società che della menzogna ne ha fatto uno stile di vita, quindi anche il giornalismo, come tu accennavi, ormai ognuno dice la sua e si contraddicono a vicenda, purtroppo. Sì, comunque Giampaolo, sei riuscito a descrivere molto bene in che stato si trova la nostra società. Ahimè, è una diagnosi netta, pulita, lo fa Paolo, ma tu hai diciamo aggiornato questa diagnosi facendo degli esempi. Perché secondo te è importante conoscere e capire questa lista che tu ci hai presentato poco fa? Numero uno, perché Paolo spiega il motivo per cui voleva che Timoteo sapesse o conoscesse questa lista. Paolo dice, dopo aver fatto questa lista, che è lunga perché va dal versetto 2 fino al versetto 5, alla fine del versetto 5 Paolo dice questo a Timoteo: anche da costoro allontanati, allontanati. Timoteo era pastore nella chiesa di Efeso e questa è l'ultima lettera che Paolo gli sta scrivendo, e penso sia importante sottolineare che nella sua ultima lettera Paolo gli dice: guarda, negli ultimi tempi le persone saranno molto malvagie, saranno egoisti, amanti del denaro, saranno avidi, vorranno in tutti i modi soddisfare se stessi. Timoteo, da queste persone allontanati. Ogni uomo o donna di Dio dovrebbe allontanarsi da queste persone malvagie.
E non significa che dobbiamo uscire dal mondo, non significa che possiamo vivere come eremiti, ma che non diventiamo loro compagni. Magari lavoriamo con queste persone per 8 ore al giorno, ma non diventiamo loro compagni di merende. E per compagni intendo che siamo talmente vicini a loro in un modo quasi intimo da imitare la loro condotta. Salmo 1:1. Beato l'uomo, beato, felice è il significato di quel termine, felice l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco o in compagnia degli schernitori. Mi sembra di ricordare una tua predicazione qualche anno fa che diceva: dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. E penso che spiega molto bene quel versetto, Salmo 1:1. Se noi passiamo del tempo con queste persone malvagie, la maggior parte del nostro tempo, proprio come amici di queste persone, prima o poi diventeremo come loro. E quindi Paolo dice a Timoteo: allontanati, allontanati. Mm-hmm. E quindi questo è il primo motivo per cui Paolo fa questa lista. E il secondo motivo è un po' quello, è un po' ritornando alla tua domanda iniziale, penso sia importante conoscere questa lista perché ci ricorda che il Signore non è mai stato tanto vicino quanto lo è oggi. I tempi stanno maturando. E di nuovo, voglio che questo principio magari rimanga di tutto quello che ho detto. I periodi di crisi saranno sempre più lunghi e intensi. I periodi di pace e tranquillità saranno meno stabili, meno duraturi. Ci saranno, sì, il Covid verrà sconfitto, ma ce ne saranno altri. E mi dispiace dirlo, tutto andrà bene, sì, tutto andrà bene, ma ci saranno altre crisi, ci dovranno essere. La malvagità dell'uomo crescerà sempre di più, fino al giorno in cui non avrà più alcun freno inibitore. Wow, bene, cioè si sta parlando di freno inibitore, insomma, puoi dirci a questo punto qualcosa in più, cioè qual è stato questo freno, no, inibitore che magari un giorno verrà tolto, perché quando io metto il freno alla macchina so che non posso camminare. Quando sarà tolto questo freno, in modo tale che possiamo scoprire di più, secondo te? Sì, lo posso leggere. Il freno inibitore, diciamo, l'abbiamo chiamato così, che Paolo menziona in Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 7. E qui Paolo sta proprio parlando della venuta dell'Anticristo, il mistero dell'impietà. E Paolo dice al versetto 7, di nuovo, Seconda Tessalonicesi 2:7, infatti il mistero dell'impietà è già in atto. Quindi sta dicendo, guardate che lo spirito dell'Anticristo, come diceva Giovanni, è già presente, sta già operando, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Questo altro non è che lo Spirito Santo e quindi la Chiesa che oggi è sulla terra. Quando la Chiesa verrà tolta per mezzo del rapimento e incontrerà Cristo sulle nuvole, a quel punto non ci sarà più alcun freno inibitore sulla terra. La malvagità degli uomini avrà uno spazio senza limite, si potrà moltiplicare senza alcun limite e a quel punto, diciamo, l'Anticristo potrà prendere il sopravvento e regnare per 7 anni. Grazie a Dio quel giorno non è ancora arrivato, ma stiamo andando in quella direzione. Guarda, questo tema è molto discusso ovviamente, però non è l'occasione adatta adesso per parlare di questo. Ma Giampaolo, il tempo, ahimè, come sempre, scorre inesorabilmente, ma prima di concludere, no? Il tuo intervento in questa mia rubrica Focus sul Logos, vorrei farti un'ultima domanda. Poi magari ci sarà un'altra occasione, probabilmente, sicuramente. Ma alla luce di ciò, delle cose che abbiamo esaminato insieme nella scrittura, che tu hai spiegato, secondo te che cosa vuole Dio che gli uomini facciano in questo periodo di crisi mondiale? Sì, risponderei a questa domanda citando quello che dice l'Apostolo Pietro in Seconda Pietro capitolo 3 versetto 9, perché anche qui è in tema il ritorno del Signore. Pietro dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa,
come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Che cosa vuole Dio che gli uomini facciano in questo periodo di crisi? Una cosa: Dio vuole che tutti gli uomini si ravvedano. Dio vuole che gli uomini possano pentirsi dei loro peccati e riconoscere di aver bisogno del perdono dei loro peccati e quindi di andare a Cristo. E quindi se pensi di essere una persona malvagia, e noi tutti lo siamo stati, se pensi di essere una persona avida, una persona, un adultero, una persona che è stata controllata dal denaro o da qualsiasi altra malvagità, la buona notizia è che c'è speranza. Se il problema fosse stato fisico, non c'era speranza, ma siccome il tuo problema è spirituale, c'è speranza, anche se sei stato un bugiardo, un egoista, una persona senza alcuna affezione naturale, e magari hai abbandonato la tua famiglia e così via, e non hai più alcun freno inibitorio. Io voglio darti la buona notizia, ed è che c'è speranza, perché Gesù Cristo può salvarti dalla tua malvagità. Devi credere in Lui, devi credere che Lui è morto al posto tuo per pagare la tua condanna, devi credere che Lui è stato risuscitato per la tua giustificazione, perché la sua giustizia ti fosse imputata, e se credi nel tuo cuore, lo confessi con la tua bocca, la Bibbia dice che sarai salvato, avrai la vita eterna, perché non c'è peccato che Cristo non possa perdonare e non c'è fossa dalla quale Cristo non possa riscattarti. Meno male, guarda Giampa, questo è qualcosa di straordinario quello che hai detto, e se siamo qui è perché noi abbiamo ricevuto questo dono, noi che non eravamo meritevoli di questo dono. Quindi Giampa, andiamo verso la conclusione. Cosa ci dice ancora per finire? Dico che sicuramente stiamo vivendo in un periodo molto delicato, in un periodo molto, diciamo, difficile, e questo dimostra che stiamo andando verso il ritorno del Signore. Non dobbiamo però farci prendere dallo sgomento e pensare che il Signore tornerà domani. Dobbiamo credere che Lui ritornerà e dobbiamo ricordarci di farci trovare pronti, di essere fedeli, fedeli servitori, fedeli operai, fedeli predicatori del Vangelo di suo Figlio. Bene, grazie Giampaolo, grazie per il tuo impegno, della tua preparazione, siamo contenti di questo, anche della tua dedizione a voler spiegare le scritture, e dobbiamo saper cogliere il momento che stiamo vivendo secondo le scritture. Penso avremo altre occasioni, come dicevo prima, per poterti ascoltare qui su Ecclesia TV. Qualcuno però potrebbe chiedere, e cerco di rispondere io prima di chiudere, Giampaolo e anche i nostri telespettatori, potrebbe chiedere: ho capito che il Signore è alle porte, ma cosa posso fare nell'attesa del ritorno di Gesù? Io vorrei rispondere a questa probabile domanda, ipotetica domanda di chi ci ascolta, con tre versi nei Vangeli sinottici che parlano della stessa parabola sulla seconda venuta di Cristo, ma con tre sfumature diverse. E vi cito questi versi che li trovo veramente attinenti a questa tematica che è stata trattata questa sera da Giampaolo. In Luca 12:37 dice: beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In Matteo 24:46 dice: beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. E in Marco 13:33 è detto: state in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. Ora, in questi tre versi, di questi tre Vangeli, l'uno diverso dall'altro, ma comunque si accomunano perché vengono chiamati sinottici, da queste tre sfumature troviamo tre parole chiave che ci fanno vivere una vita cristiana equilibrata nell'attesa che Gesù ritorni. E queste tre parole ve le voglio dare, perché in Luca ci dice di essere vigilanti, quindi aspettare, la prima parola chiave. Seconda parola chiave: mentre viviamo questa crisi mondiale, il credente è chiamato a lavorare.
Beato quel servo che il padrone arrivando troverà così occupato. Lavoriamo sì secolarmente per campare, no, per vivere, ma lavoriamo nella chiesa, lavoriamo nell'evangelizzazione, lavoriamo predicando il Vangelo, occupati. Terza parola chiave, pianificare. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. Quindi dobbiamo aspettare, lavorare e pianificare. E noi possiamo, non sappiamo quando sarà il ritorno del Signore, ma siamo chiamati a pianificare la nostra vita. La nostra vita è il servizio da svolgere per il nostro Signore. Quindi possa il Signore essere al centro della nostra vita per essere pronti al suo ritorno. Cristo ritorna. Io ricordo quando ero ragazzo, Giampaolo, in Sicilia, si montava la tenda che si chiamava proprio Cristo ritorna e c'era una grande insegna sopra in testa, Cristo ritorna. E la nostra domanda era, ed è la domanda che vorrei fare a tutti coloro che ci seguono, Cristo ritorna, sei tu pronto? Io spero di sì, come lo sono pronto io, come lo è pronto Giampaolo e forse tanti di voi che ascoltate, ma forse c'è qualcuno che ancora non è pronto, preparati ad incontrare il Signore Gesù. Cari amici di Ecclesia TV, grazie per averci seguito, per aver seguito questa rubrica Focus sul Logos. Io vi do appuntamento ovviamente a tutte le altre rubriche che si fanno su Ecclesia TV e vi do appuntamento anche alla prossima nostra rubrica su Focus sul Logos. Quindi Dio vi benedica e vi guardi e aspettando il ritorno del Signore lavoriamo, pianifichiamo per la sua gloria. Grazie Giampaolo per la tua grazie Giovanni per il tempo e grazie anche al canale di Ecclesia TV per la possibilità di stare. È stato un piacere, Giampaolo, averti insieme a noi e ci saranno sicuramente altre occasioni con altri temi altrettanto importanti e interessanti. Dio vi benedica e vi guardi. Alla prossima. Ciao a tutti.